A quale gioco sta giocando la Turchia? Siamo in tanti qui a chiedercelo all'interno del Parlamento e anche fuori. Dopo l'abbattimento del caccia russo, che ha portato strascichi di forti polemiche sia dal lato turco, tanto appunto da quello di Mosca, quello che possiamo constatare è che c'è un forte aumento della tensione nell'area e una forte e potenziale escalation che si profila all'orizzonte. La verità è che probabilmente Ankara ha voluto mandare un messaggio politico chiaro alla Russia, visto che in quell'area, l'area in cui ciò è avvenuto, è forte presenza turkmena e i turkmeni della Siria sono decisamente schierati con il governo autoritario di Erdogan. Sicuramente non alla Russia, che sta intervenendo in Siria per difendere i suoi interessi geopolitici, molto invece potrebbe interessare Washington, perché le relazioni economiche erano quanto mai floride e si sarebbe dovuto costruire nel corso dei prossimi mesi un gasdotto molto importante, il Turkish Stream, il quale avrebbe permesso poi al gas russo di arrivare in Europa bypassando proprio l'Ucraina. Un incidente di questo genere avrà delle forti ripercussioni, come ha detto Putin stesso, e potrebbe mettere a serio ripentaglio questo progetto e per l'ennesima volta tagliando qualsiasi alternativa al percorso che passa dall'Ucraina, come già era accaduto per il South Stream, e lasciando quindi come unico raccordo il North Stream, che adesso serve, guardate un po', proprio alla Germania. Come al solito a perdere sono i paesi del Mediterraneo, come al solito a prevalere sono degli interessi di oltreatlantico, e ci si chiede in tutto questo se l'Europa, colpevolmente silente e sempre più asservita nei confronti del governo di Ankara, incapace di denunciare con forza le violazioni che sta facendo nei confronti dei curdi, nei confronti delle minoranze, lo scandalo di elezioni assolutamente poco credibili, ci si chiede se quest'Europa il coraggio di avere un rigurgito di orgoglio e di far valere per una volta i propri principi ce l'avrà mai, o se ormai si è del tutto sacrificata alla realpolitik.